Come nutrire il tuo gatto? Gli indispensabili e i non indispensabili. Proteine di origine animale. Essendo il gatto un carnivoro obbligato, ha bisogno di assumere le proteine con la dieta per ricevere gli amminoacidi essenziali che non può produrre in quantità sufficiente. Tonno e pollo sono fonti di proteine alimentari nobili e naturali, contengono gli amminoacidi essenziali per il gatto e sono estremamente appetibili. Grassi. Nella dieta del gatto i lipidi svolgono svariate funzioni e sono un'importantissima fonte di energia, aiutando ad aumentare il gusto e l'appetibilità. I grassi servono anche per veicolare le vitamine liposolubili A, D ed E, un po' come accade per gli esseri umani. Inoltre, l'acido linoleico e arachidonico sono indispensabili. Infatti essi hanno una funzione strutturale ed il gatto non riesce a sintetizzarli in maniera autonoma. Idratazione. Sappiamo che i gatti hanno uno scarso stimolo alla sete. L'alimentazione gioca un ruolo essenziale. Shesir umido contiene circa il 40% di brodo. Somministrandolo al tuo gatto, lo aiuti ad assumere una maggiore quantità di liquidi rispetto ad un alimento più secco e processato. I gatti sono dei carnivori obbligati e non sono fisiologicamente in grado di utilizzare in maniera vantaggiosa i carboidrati. Nel gatto, una dieta ricca di carboidrati può portare a numerose patologie, tra cui il sovrappeso, l'obesità ed il diabete. I gatti hanno bisogno di una dieta ricca di proteine di alta qualità e che siano facilmente digeribili e assimilabili. Inoltre, le proteine di origine animale hanno un profilo amminoacidico, cioè i mattoni che le costituiscono, più completo rispetto a quelle vegetali. Di conseguenza, le proteine di origine animale sono più complete e quelle di origine vegetali non sono indicate.